No, oh, stai andando via, vero? So che stai cercando qualcuno che è arrivato sulle navi nere. Me l'ha detto Taka. Ebbene, hai scoperto qualcosa? Oh, che peccato. Ma non c'è motivo di abbattersi. Mi è venuta un'idea. So che c'è stato quell'incidente, ma è meglio non perdere di vista Katsura. Potrebbe anche aver bisogno del tuo aiuto, ogni tanto. Ti consiglio di rimanerci in buoni rapporti. Sono certo che ormai si sarà schiarito le idee, quindi forse dovresti fargli visita. Alloggia alla locanda Sakura. Se ci vai subito lo troverai lì. Scommetto che può aiutarti a trovare la persona che stai cercando. Io voglio continuare a cercare Maestro Shoin. Appena lo troverò te lo farò conoscere, promesso. Noi due siamo buoni amici ormai, non c'è alcun dubbio. Se avessi bisogno di aiuto, fammi un fischio. È una tale gioia. Nobile Ronin, il tuo tempismo è alquanto impeccabile. Temo di avere un disperato bisogno del tuo aiuto. Vedi, i miei amati gatti sono scappati e nessuno di loro è più tornato da me. Non conoscono che le comodità di casa. Da soli non possono sopravvivere in questo mondo crudele. E nemmeno io senza di loro. Per caso saresti talmente gentile da cercarli per me? So che ti sto chiedendo molto, ma... Oh, chiedo umilmente scusa. Non mi sono presentata. Sono così in pena per i gatti che non riesco neanche a riflettere. Mi chiamo Usugumo. Sono una delle cortigiane di questo distretto. Spero non avrai una bassa considerazione di me. Ti ricompenserò per tutti i tuoi sforzi. Te l'assicuro. Come va la ricerca dei gatti? Spero siano tutti sani e salvi. Addio. Tale gioia rivederti. Vi prego, smettetela tutti e due. Devi starne fuori, hai capito? Peggiorando.
Ci siamo già visti altrove? Ah, ma certo. Pensavo fossi una spia dello Shogun, ma in realtà stavi con Ryoma. Mi dispiace davvero. Non ricordo molto. Ah, avevi di nuovo bevuto troppo, vero? Sì. Tanto da essere malamente battuto da questa furia. Ma mi sa che sarei stato in difficoltà anche da sobrio. Sei molto abile con la spada, ma hai imparato senza una guida? Dovresti metterti alla prova in un vero dojo. Ah, guarda, ci sta andando anche Genzui. Quando si tratta di studiare, è tutt'altro che un fannullone. Non per niente è il pupillo di Shoin Yoshida. Questa città maledetta è piena di forestieri che si credono i padroni. Per allontanarli dalla nostra terra occorre forza, non diplomazia. Adesso è il momento di mostrare al mondo la tempra delle nostre lame. In nome di questo divino paese... Ecco che ricomincia. Io vado a giocare d'azzardo. Ultimamente ho ben pochi soldi. Ma che modi sono, Shinsaku? Mostra un po' di rispetto per l'ospite. Vieni con me. Sembri una persona fortunata. Hai l'aria di chi scampa spesso alla morte per pura fortuna. Ti stavo cercando. Vengo subito al dunque. C'è una persona che dovresti conoscere. Si chiama Iso ed era nel clan Tosa, come me. Ha dei problemi con alcuni criminali e gli serve aiuto. Mi aspetta in una baracca vicino alla stazione di Odogaya. Se puoi, raggiungici. Saluti! Forse non sembra, ma quei due sono dei giovani in gamba e per bene. Ti consiglio di incontrarli. Il dojo di Genzui è qui a Yokohama e ho idea che Shinsaku ci stia andando. Forse potresti unirti a loro. Ah, mi ha raccomandato Ryoma. Nel far conoscere persone è ancora meglio di me. Senti, non ho problemi a darti una mano, ma ho bisogno di qualcosa in cambio. Dimmi, cosa ne pensi della nostra nazione? Siamo qui a parlare mentre le potenze occidentali ci circondano. Eppure il Demone Rosso parla con l'America e non ammette obiezioni. Vuole firmare un trattato che per noi sarà disastroso. È un momento davvero delicato per il Giappone. Quindi siamo d'accordo. Mi fa sentire meno solo. È ora di dare un nuovo impulso alla nazione. È ciò che io e Maestro Shoin abbiamo giurato di realizzare. Ma in questa fase cruciale, Shoin è scomparso nel nulla. Se firmano il trattato, sarà troppo tardi. Ah, se Sakamoto si fida di te, mi fido anch'io. Il nostro piano è uccidere Harris, il console americano, e fermare i negoziati. Ma, per farlo, abbiamo bisogno di molti abili guerrieri al nostro fianco. Ti saremmo grati se ti unissi a noi. Ho sentito che stai cercando un samurai che era a bordo della nave nera. Girano voci che sia una delle guardie private di Harris.
Se attacchiamo il console, comparirà anche la persona che cerchi. Abbiamo un obiettivo comune, no? Non devi darmi subito una risposta. Se vuoi unirti a noi, ci trovi davanti al consolato americano. Spero di vederti là. Sei qui. Ah, rieccoti qui. Kichi mi ha detto una cosa piuttosto interessante. Il consolato americano è nel panico totale. Pare si stiano organizzando per resistere a un assalto di un gruppo ai danni del signor Harris. Un'anima solidale deve esserselo fatto sfuggire di bocca. Potresti approfittare della confusione per cercare di avvicinarti al signor Harris. Sono certa che la sua guardia con l'artiglio di demoni non si farà attendere. La sua sorte non mi preoccupa affatto. Se dovesse morire, qualcun altro prenderà il suo posto. Farò in modo che tu possa entrare al consolato. Mi raggiungerai lì, vero? Quello non è il cane pellegrino. Puoi chiedere al cane di fare visita ai santuari dei vari territori, però ci vorrà un po' di tempo. La gente si prenderà cura del cane mentre viaggia, quindi fargli portare con sé dei soldi è una buona idea. C'è la possibilità che tu riceva qualcosa in cambio. Viceversa, se vedi il cane pellegrino di qualcun altro, prenditene cura. Succederà qualcosa di bello. Perché non provi con questo qui? Bene, senza fretta, fai con calma. Senza fretta, fai con calma. Ma certo.
questo è tutto? Grazie per averci scelto. Hai deciso di venire. Gli altri sono già in posizione. La guardia sembra più numerosa del previsto, ma se arriviamo a Harris, la persona che cerchi uscirà allo scoperto. Se uniamo le forze, vinceremo tutti. Allora, che ne dici? Splendido. Aspettiamo l'occasione giusta. Una bella cera.
Non osare avvicinarti! Lo sapevo. Sei viva. Ti stavo cercando. Non osare ostacolare. Finalmente ci incontriamo e mi fai questo. Prima o poi capirà. Alla fine.
Ah, stai bene. Che sollievo. Sai, la fortuna ti sorride, ormai è sicuro. Certo, non è andato tutto liscio. A quanto ho capito, Harris è scappato. Hai trovato quel samurai in arrivo con la nave nera? Così persino i tuoi sforzi sono stati vani. Ma avvicinarsi ad Harris non è stata un'impresa da poco. Gli americani ci stavano aspettando. Come se qualcuno gli avesse fatto una soffiata. Basta sciocchezze. So come ti senti, ma fare ipotesi assurde non aiuta. Il trattato sarà firmato, senza dubbio. Dobbiamo accettarlo. Ma non ci arrenderemo. Il demone rosso e gli americani ti staranno cercando. Ma noi ti aiuteremo. Siamo insieme, oramai. Bene, alla prossima. Nonostante il rischio corso da Harris, il trattato di amicizia e commercio fu infine siglato. Alla fine, la corte imperiale non ha dato il consenso. Abbiamo fatto il possibile per spiegare, ma le parole sono cadute nel vuoto. E ora ci sono persone che vogliono le nostre teste, perché avremmo recato offesa alla corte imperiale. Non c'è altra via. Semmai dovremo fare ammenda per queste azioni. Sarò io a pagare. Con quel fondamentale accordo, il Giappone si aprì al mondo.